Ciao a tutti e ciao a tutti, finalmente questo è il mio video sui prodotti top e flop terminati in collaborazione come sempre con Laura, alla quale mando un enorme beso e vi lascio come sempre giù nel box info il link al suo canale, così se vi va andate a dare un'occhiata. Come ho già detto in più video, so di essere ripetitiva, però Laura è una ragazza molto dolce, molto simpatica, è quello che penso alla fine, e i suoi video sono davvero molto utili ed interessanti, per cui andate a dare un occhio. Direi di partire subito perché ho una marea di roba da farvi vedere, quando mai, ormai tanto siete abituate, per cui parto dalla cura dei capelli e vi faccio vedere due prodotti che ho comprato più volte, molto buoni, che vi voglio consigliare di Vrochet, e sono lo shampoo e balsamo della linea colore, quindi per capelli colorati, per chi come me fa la tinta o i colpi di sole. Eccoli qui, e appunto sono della linea colore, shampoo, protezione e luminosità. Infatti questo è lo shampoo da 300 ml, molto buono, non mi ha mai creato problemi, non crea forfora, irritazioni, anzi pulisce molto bene il capello. E questo invece è il balsamo da 150 ml. Ha un buonissimo profumo tra l'altro, come lo shampoo, e questo balsamo ha una bella consistenza proprio cremosa, morbida, come se fosse una maschera, e mi piace tanto perché lascia i capelli molto morbidi, per cui utilizzati assieme devo dire che entrambi vanno a proteggere comunque il colore, e mi piacciono, lasciano anche un buon profumo. Poi, parlando di maschere, vi faccio vedere questa maschera dei Provenzali ai semi di lino solita, che è molto buona, è una delle mie preferite, ha un buonissimo profumo ed è una maschera, come già detto, che utilizzo non solo dopo lo shampoo ma a volte anche come maschera pre-shampoo, come se fosse un impacco, quindi ne metto un po' sulle lunghezze, sulle punte, la lascio agire per mezz'ora, un'ora, due ore, dipende da quanto tempo ho a disposizione e da quanto tempo ho voglia di tenere sulla maschera. Magari ci metto su la carta stagnola o magari la pellicola e poi appunto la tengo in posa quanto voglio e poi ovviamente mi lavo i capelli, e devo dire che è molto buona, lascia i capelli belli luminosi, morbidi, mi piace. Ovviamente i Provenzali sapete che è una marca purtroppo non low cost, però ogni tanto magari da Thibautin o da Acqua e Sapone è in promozione, oppure comunque nei vari supermercati, voglio dire, non costa tanto, io l'ho pagata sui 7-8 euro da Acqua e Sapone, mi sembra. Mentre un prodotto che a me non è piaciuto è questo balsamo di ultra dolce di Garnier all'aceto di Mora e Denné, sì, ed è indicato per i capelli scuri. È un balsamo che a me non piace, uno, e questo vabbè è un gusto personale, non mi piace la profumazione, e due, come consistenza è molto simile allo Splendor balsamo al cocco, quindi molto 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 liquida, e quindi quando andavo a prendere appunto il balsamo per applicarlo sui capelli, non so, scivolava via e non li rendeva comunque belli morbidi come volevo, per cui Non mi è piaciuto, nonostante io adoro i prodotti ultra dolce di Garnier. Sapete che mi piace comunque testare vari prodotti, è una marca comunque che a me piace tanto, anche perché le varie linee, come ad esempio, che ne so, al mango e fiori di Thierry, che è una delle mie profumazioni preferite, devo dire che l'odore è molto buono, così come quello alla camomilla, così come quelle fiori di ciliegia, insomma ne ho provati tanti, però questo, probabilmente la linea, non mi ci sono trovata bene. Poi, parlando invece di prodotti per la cura del viso, allora, dunque vi faccio vedere l'acqua micellare di Sephora, che è quella più grande da 400 ml, mi sembra di averla pagata sui 15 euro, comunque già a seconda che finisco ne ho un'altra che ho comprato da poco, e insomma farò sicuramente un video haul più avanti. Perché, dunque, l'altro giorno sono andata con Luca a prendere i biglietti per Colorado. Oggi è il, ora ve lo dico subito, 14, quindi mercoledì, e domani che è il 15 appunto vado a Colorado con Luca a Milano e a Colonia Monzese, quindi insomma ci faremo due risate. Non so questo video quando lo caricherò, però insomma vi farò sapere, e appunto ho fatto degli acquistini, però ve li farò vedere tutti penso a fine mese, anche perché è il 26 maggio, il mio compleanno, e quindi insomma ho un po' di cose da dire, da farvi vedere, eccetera eccetera. Comunque, piccola parentesi, acqua micellare è molto buona, mi piace, va bene sia per il viso che per gli occhi. L'ho provata per gli occhi, non mi piace perché mi crea una patina fastidiosa, per cui la utilizzo più che altro per il viso. Devo dire che strucca molto bene, non mi crea problemi, irritazioni, per cui ve la consiglio. C'è anche il formato più piccolo, però a me piace quello più grosso perché comunque so già come è prodotto, ecco. È vero, ogni tanto è giusto anche cambiare, però di norma, essendo una persona abitudinaria, compro più o meno sempre la solita roba. Poi ho finito degli struccanti bifasici, il solito di L'Oreal, che sapete a me piace.
Poi ho finito e ne manca un goccio proprio per struccarmi due o tre robe che mi sono messa sugli occhi e sulle labbra. Questo qui, solito di Rocher. E lo mettiamo qua. E poi ho finito questo qui che è il campioncino di Lancôme da 30 ml. L'avevo preso in un set, tra l'altro a scadenza 6 mesi, l'ho anche finito subito. Assieme al mascara che è quello che ho su ora, che tra l'altro fa delle ciglia molto molto belle. E assieme alla matita nera che ho regalato perché non mi è piaciuta. E quindi appunto ho provato questo struccante, devo dire che va a rimuovere anche i residui di trucco, quelli waterproof, come ad esempio mascara piuttosto che liner waterproof, e devo dire che mi piace un sacco. Magari non è detto che lo comprerò così per sfizio, ecco. Poi i soliti dischetti di cotone, quando è, che è una marca che ho preso se non sbaglio da Tigotà, quelli maxi che sono davvero molto buoni, e Inea che ho preso in un supermercato, molto buoni, sono quelli più piccoli, mi sono trovata molto bene. Poi vi faccio vedere queste salviettine della marca Carrefour, sono delle salviettine struccanti, come ho già detto sono le mie preferite anche perché costano poco e sono facili da reperire appunto al Carrefour e basta, però devo dire che si sono seccate, per cui niente, devo buttare, non ci posso fare nulla. Non rimuovono neanche una matita non waterproof, per cui è inutile neanche che ce li ho qua. Aspettate un attimo. Oh, avevo il sole praticamente puntato negli occhi, mi dava fastidio. E poi ho finito tre prodotti di Avon della linea New Reversalis 40+, che sapete è la mia linea preferita, questa qui rossa. So di non avere 40 anni, però chi se ne frega, io mi trovo molto bene. Purtroppo non ho più niente di questa linea, infatti devo fare il rifornimento, solamente un paio di sieri che diciamo è il mio preferito di questa linea, però sicuramente insomma dovrò comprare qualcosina. E niente, ho finito il detergente da 125 ml aperto, buonissimo, strucca, va a rimuovere anche i residui di trucco, non brucia né niente, solo che dà un po' fastidio agli occhi, perché vabbè io ce li ho molto sensibili, però devo dire che per il resto fa la sua funzione, appunto non so se l'ho detto, devo usare mattina e sera, e i pori davvero li fa piccoli piccoli, mi piace come prodotto, quindi ve lo consiglio. E poi la crema giorno e la crema notte, questa è la crema notte che è rossa rossa, vedete, da 50 ml, molto buona. Rispetto alla crema giorno questa ha una consistenza un po' più cremosa, però devo dire che si assorbe subito senza problemi e non unge la pelle. E poi la crema da giorno, che è questa qui, sempre da 50 ml, ve la faccio anche vedere, vedete, fatta così, ed è ottima come base trucco, anche questa si assorbe subito. Poi, altro prodotto che io vi consiglio, e sicuramente farò una review a parte, è questo contorno occhi della linea Active Sensitive di Rocher, quindi per chi ha una pelle molto sensibile come la mia. È un contorno occhi da 15 ml e va applicato mattina e sera. Io vi dico, l'ho finito utilizzandolo solo la mattina perché la consistenza è bella cremosa, quindi voglio dire, va ad ammorbidire benissimo questa zona. E in più ha un colore sul rosino molto luminoso, e quelle poche volte che avevo poche occhiaie appunto utilizzavo questo al posto diciamo del correttore, e devo dire che mi andava ad illuminare questa zona e comunque avevo molto meno occhiaie, come se fosse un correttore, ecco. Però ovviamente a volte capitava, anzi spesso capitava, di avere un sacco di occhiaie, perché come già detto io soffro di insonnia, purtroppo dormo 2-3 ore a notte, dopodiché nada, poi di giorno sono un po' rincoglionita, ma solo di mattina poi mi passa, e quindi insomma gli occhiali mi arrivano fino a terra, per cui utilizzando questo prodotto non va a coprire nulla. Ovviamente sì, ammorbidisce la zona, però non è comunque, ripeto, un correttore. Vado ad applicare poi un correttore magari compatto, ecco, che è più coprente sopra le occhiaie. Però se magari avete poche occhiaie, se avete la pelle sensibile, questo è un prodotto che vi consiglio. L'unico prodotto che mi manca è la crema viso, poi insomma posso farvi una review completa. Dopodiché, ah ecco,
devo farvi vedere questi altri due prodotti perché erano nascosti. Vi faccio vedere questo, il siero di Avon AF33, che è molto buono, mi è piaciuto, l'ho comprato più volte da utilizzare mattina e sera, lascia comunque la pelle molto morbida e se volete magari lo potete anche utilizzare la mattina al posto della crema abituale come base trucco. E poi finalmente ho finito questo qui di Esselunga Viso, che è uno struccante, balsamo struccante per occhi, per tutti i tipi di pelle, oil free, provitamina B5, Niffea Alba. Questo qui lo trovate solamente da Esselunga ed è un 100 ml con scadenza 12 mesi, fatto in crema. Però devo essere sincera, è buono durante l'anno. Siccome stiamo andando incontro alla bella stagione col caldo e io utilizzo comunque prodotti quelli resistenti all'acqua, come ad esempio un mascara piuttosto che un eyeliner, questo non li va a rimuovere semplicemente dei trucchi magari ecco poco carichi e non waterproof. Se utilizzate come me ogni tanto dei prodotti waterproof, questo non fa per voi, nonostante comunque è un prodotto davvero low cost, ho pagato una cavolata. Ok, finalmente l'ho terminato e lo comprerò magari ecco verso ottobre novembre, adesso vediamo. Se poi bisogna vedere se ho intenzione di comprarlo di nuovo, adesso vediamo, anche perché io sono abituata a quegli struccanti bifasici, per cui va bene. Poi ho finito 2-4 profumi. Il primo, sapete, questo qui della Calvin Klein, Euforia, il mio preferito, mi piace, lo uso tutto l'anno, è fresco ma allo stesso tempo intenso, per cui va bene sia per l'estate che per l'inverno ed è il mio preferito ormai da 6 anni. Poi altro profumo è Dolce di Dolce Gabbana, 30 ml di Parfum, preso da Sephora, non ricordo i prezzi, mi spiace. E il profumo è questo qui, finalmente l'ho terminato, dico finalmente perché nonostante molto buono, è un buonissimo profumo, non dura sulla mia pelle, molto fresco, va benissimo per questo periodo, però ci ho provato, la pubblicità è molto bella e invoglia comunque a prendere il profumo, però non lo ricomprerò mai più perché davvero su di me dura ben poco. Poi ovviamente dipende anche in base al pH di pelle, perché siamo tutte diverse fortunatamente, per cui magari su un'altra persona questo profumo dura tutto il giorno, a me è durato poco. Poi altro profumo è questo qui di Jimmy Choo DFM codice 16. Io sapete che lavoro per FM, ogni tanto prendo questi profumi che costano poco e si presenta così, è un 30 ml. E poi ho finito un profumo che ho utilizzato tanto per andare a lavoro di Avon ed è il Secret Fantasy Star, è un 50 ml di toilette e appunto ho utilizzato a lavoro e basta, più che altro perché dura poco e quindi insomma per andare a lavorare va più che bene, poi lavorando in ditta faccio avanti e indietro e sudando mi va anche bene. Poi, cioè non è un profumo impegnativo. Poi, sempre per il corpo, promuovo per la seconda volta Nivea Invisible for Black and White, 48 ore, anche se poi 48 ore un paio di ciuppi. Fatto così a roll-on, è buono, trattiene l'odore di sudore, quello acido. Io, vabbè, non ho problemi fortunatamente di sudore, di odori sgradevoli, meno male, però posso assicurare che c'è gente che ogni volta che passa, magari per dire anche a ballare o semplicemente anche al lavoro, quando passa puzza tremendamente di sudore, proprio lascia la scia ed è una cosa schifosa. E io, prendete Nivea Black and White che è buonissimo, magari provateci. E insomma io mi sono trovata davvero molto bene, per cui ve lo consiglio. Parlando della cura del corpo, sapete bene che il mio bagno schiuma preferito è Jardin du Monde, anzi i miei bagno schiuma preferiti sono Jardin du Monde di Yves Rocher, questi qui fatti in questo modo da 200 ml con scadenza, sì, 12 mesi. Buoni perché costano poco, a volte ci sono le promozioni, sono in offerte, quindi voglio dire non costano tantissimo, ci sono tante profumazioni e la consistenza è bella cremosa. Io ne ho provati tanti, forse tutti, e in questo caso vi faccio vedere questo qui che è alla violetta. Sì, è alla violetta. Poi la noce di macadamia del Guatemala, che è buonissimo. Poi fiori di loto, profumazione molto fresca, e anche questa qui molto fresca, che è il tè verde della Cina. Non mi ispirava inizialmente, però devo dire che è molto buono.
Un prodotto che tra l'altro il secondo mi sta per finire, farò sicuramente poi più avanti il video sui prodotti per il corpo eccetera eccetera terminati, perché sto finendo altra roba. Insomma, questo qui Neutro Robert antibatterico con tè verde. Questo qui, vabbè, è un sapone liquido fatto in questo modo, c'era l'erogatore però l'ho tolto per metterlo nell'altra ricarica. Ha un buonissimo profumo che sa di tè verde, solo che fa tanta schiuma, quindi utilizzatene ben poco. Però devo dire che mi piace, non lascia purtroppo il profumo per tanto tempo sulle mani, nonostante è un semplice sapone liquido. Però vabbè, buono, niente di che, sicuramente ce ne sono di meglio. Sicuramente il mio preferito è quello di Palmolive in generale, di tutte le profumazioni. Palmolive è una delle mie marche preferite anche per quanto riguarda i bagni schiuma. Ultimo bagno schiuma è questo qui, della Neutro Robert Relax alla lavanda e patchouli. Da 750 ml, perché 500 ml... c'erano già, più i 250 ml gratis, con scadenza 18 mesi. Buonissimo profumo, sapete che io bagno schiuma, solo il bagno schiuma li condivido con Luca, quindi insomma finiscono prima, però devo dire che tutto sommato sono davvero dei buoni 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 prodotti e quindi ve li consiglio. Poi, andando avanti, promuovo questo che è un solvente per unghie della marca Yanao, preso al Penny Market, costa veramente poco, ha un buon profumo tra l'altro, è senza acetone e mi piace perché vabbè, con oli emollienti pregiati, chi se ne frega, però devo dire che mi piace perché fa il suo lavoro e non puzza. E poi ho finito il 3 in 1 di Kiko, numero 100, che fa da base, top coat e base coat. Ce n'è ancora perché purtroppo è diventato colloso, quindi è da buttare, però devo dire che fa la sua funzione, rinforza anche le unghie, mi piace. Mi sono dimenticata alcuni prodotti terminati nell'armadio, ve li farò vedere insomma la prossima volta. E ultimo prodotto che non riguarda il make-up è questo burro di cacao ad azione balsamica con olivo e melaleuca, pagato 5 euro di Erbolario. Si presenta così. Ha un buonissimo profumo, l'ho utilizzato tanto fino a qualche mese fa, ha un buonissimo profumo alla menta, balsamico, molto buono e lo consiglio per chi magari ha un po' di influenza raffreddore perché apre veramente polmoni, naso, tutto e lascia le labbra molto morbide, quindi assolutamente ve lo consiglio. Prodotti di make up e qua vado spedita, promuovo la BB Cream di Avon della linea Enew Vitale. Tra l'altro farò una review a parte riguardo questa linea perché ho provato bene o male tutti i prodotti a parte quello maschera e scrub assieme, il 2 in 1. Comunque questo qui è molto buono come prodotto, è un 30 ml, mi piace, ha una BB cream facile da stendere, è un'unica tonalità tra l'altro, però devo dire che mi piace perché dura tanto, uniforma l'incarnato e va diciamo a coprire quelle poche occhiaie poco evidenti e i pochi brufoli poco evidenti. Mi è piaciuto, ovviamente mi è capitato infatti ce l'ho ora, di applicare sopra dei brufoli abbastanza evidenti un semplice correttore, però devo dire che in sé mi è piaciuto, l'ho utilizzato tutto l'anno sia d'inverno che in questo periodo col caldo e ha anche una buona tenuta, è mattificante, sicuramente lo ricomprerò, sì. Altro prodotto è un correttore però di Essence della linea Pure Skin numero 02, il verde non lo uso mai, ho usato più che altro questo qui che è appunto il correttore in sé e mi piace, pagato poco, io adoro Essence, purtroppo non trovo tutti i prodotti che vorrei, però è una marca davvero molto buona, low cost, questo è un correttore che a me è piaciuto tanto. Poi, altro prodotto che promuovo è un mascara che a quanto ho capito non lo fanno più, questo qui c'era per tanti anni però l'hanno tolto, è questo mascara di Vrochet, molto facile da applicare, volumizza e allunga, della linea Luminelle, comunque questo qui viola. Promuovo l'Ultratech classico di Kiko, non waterproof, con lo scovolino fatto così, tutto pieno di grumi. E già che ci sono promuovo anche il solito Progel di cui
vi ho già parlato in 300.000 video, ne avrete piene le palle. Poi ho finito la 2 in 1 di Essence numero 14, questa qui marrone, che a me è piaciuta tanto, però all'interno dell'occhio scrive ben poco. Poi questa di Kiko, che è la numero 715 grigia, mi è piaciuta, anche all'interno dell'occhio ha una buona tenuta. E poi questa qui, che è finita, uffa, ve la volevo far vedere, è una matita della linea Glimmer Stick di Avon, la Emerald Glow, un bellissimo verde scuro. Ve la volevo far vedere anche se poi ve l'ho mostrato in qualche video, forse sui prodotti top del mese, perché ha un colore davvero molto bello, un verde intenso, abbastanza scuro con i glitterini, ed è un eyeliner che io ho utilizzato parecchio sia sopra che sotto le ciglia inferiori, perché comunque ha una buona resa. Ne ho un altro che tra l'altro ho applicato prima di uscire, vabbè è un trucco del cavolo questo, però il verde in questione è questo qui, quindi un bel verde scuro, vedete, pieno 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 di glitterini. Però l'ho provato una volta a mettere questo colore di eyeliner all'interno dell'occhio, però brucia, per cui ho evitato. Poi, ultimo prodotto è questo rossetto della linea Rubis di Avon, che non fanno più, si chiama Majestic Mauve, ed è questo colore qui che mi avete visto bene o male nei miei video durante l'anno 2013 e i primi di quest'anno, insomma. È un bellissimo colore, è un fucsia rosso con dei riflessi sull'azzurro, mi piace un sacco. Purtroppo non lo fanno più e quindi amen. Poi, volevo farvi vedere anche altri prodotti, cavolo, vabbè, fa niente, vi faccio vedere la prossima volta. E ho finito un ombretto di Kiko, tutto sporco, il numero 89, questo qui ce l'avevo da tanti anni. E vabbè, è finito, vedete, lo apro, va. Ho già capito che non mi credete. Ecco qui, ed è un semplice color carne con i glitterini. L'ho utilizzato tantissimo tutti i giorni per andare a lavoro, ripeto, lavorando in ditta non è che posso fare chissà quale trucco. Anche questo qui è molto semplice, magari con un rossetto abbastanza scuro, chi se ne frega, o anche un gloss trasparente, insomma, poi dipende da quello che mi capita a tiro al momento. Però devo dire che è un colore che ho utilizzato praticamente tutti i giorni, anche perché un po' di primer, ombretto glitterato, comunque color carne, una linea di eyeliner e mascara, ci si impiega davvero ben poco. E poi ho finito un po' di campioncini, ho finito questo prodotto qui per la cellulite, forse è un siero di Yves Rocher, però buona profumazione, consistenza leggera, si assorbe subito, però non vi so dire se è buono o meno. Poi perché comunque con un campioncino non è che potete fare tanto. Poi questa crema corpo qui della marca Isola Verde, non mi è piaciuta la profumazione. Poi questo prodotto qui di Avon, da applicare la mattina mi pare, sì, a F50, non riesco più a parlare. E poi questa crema corpo di Herbolario profumata alla rosa, che sicuramente comprerò per il mio compleanno, è molto molto buona e magari prenderò il profumo e la crema corpo assieme. Mi è piaciuta, anche solo la crema mi è piaciuta, perché lascia una pelle morbida, scusate, una pelle morbida, e il profumo dura tanto, per cui anche se non prendo il profumo ma solo la crema, comunque buona. Poi ho finito le Yankee Candle, ho finito Coastal Waters, che non mi è piaciuta, profumazione leggera, bocciata, mai più. Poi questa qui al Berry, che è una delle mie profumazioni preferite, che io assolutamente vi consiglio. Poi ho finito questa qui alla rosa. E poi ho finito, dunque, questa qua. White Christmas addirittura, ha una profumazione fresca molto simile al Pronto, avete presente il prodotto che lava il parquet, ecco quello. E poi ho finito vaniglia e miele, che è una delle mie profumazioni preferite, e ho terminato una, due, tre. E la quarta la sto per finire e ve la farò vedere in un prossimo video. Quindi questi sono i prodotti che ho terminato, come sempre video lungo, speriamo il prossimo sia breve.
e vi farò sapere come andrà a Colorado. E niente, ci vediamo al prossimo video, vi mando un enorme beso. Ciao ciao!